Pace, anche stamattina siamo insieme e possiamo condividere una porzione della parola del Signore. Dobbiamo ringraziare Dio per la possibilità che ci dà con tanta facilità di poter comunicare la parola, perché la parola produce la fede, la parola produce salvezza, la parola produce fiducia in, nel nostro cuore perché sentiamo che attraverso la parola fortifica il nostro cuore. E a pensare quando è facile così, con i mezzi che il Signore ci dà, e quanti sacrifici sono stati fatti e fatti nel tempo da missionari, da persone che sotto l'acqua, sotto il vento, sotto la pioggia, hanno continuato a portare questo messaggio speciale senza fermarsi. Gesù stesso si muoveva in questo modo e noi siamo delle persone veramente eh, onorate da Dio che ci permette di ricevere e di dare la parola seduti in un modo semplice e non cambia la sostanza della parola perché continua ad operare. Il Signore si prende cura di noi e cerca tutti i modi come poter mettere nel cuore dei Suoi figli perché possiamo essere raggiunti. Gesù oltre al sacrificio della croce gli è costato anche molto di più, oltre alla preparazione, ma se guardiamo in Luca capitolo 8 verso 1, vediamo co come si muoveva e era quotidiano il suo messaggio continuava. Luca 8 1 ci dice che Gesù andava per città e villaggi, e non andava con la macchina. Ed avvenne in appresso che egli andava attorno di città in città e di villaggio in villaggio, predicando ed annunziando la buona novella del regno di Dio. Immaginati, ogni mattina si alzavano e che facevano? Cercavano di incontrare le persone per parlargli della parola di Dio. Faceva notte, si metteva e pregava e continuava questo ministero. Il Signore ci deve aiutare, mentre noi è molto più facile, molto più. Eh, ci ha dato delle occasioni che sono speciali. Perciò non vuol dire che vale di meno la parola di questo tempo, ha lo stesso valore, ma il Signore ci facilita il compito perché ci ama e cerca di raggiungerci. Eh, nel miglior modo possibile. Guardiamo stamattina la parola come penetra nei nostri cuori. Se noi ci apriamo, metti da parte tutte le altre cose, perché in realtà è la parola che ti aiuta a superare molte difficoltà nel tuo cammino. La parola di Dio eh, viene energizzata dallo Spirito Santo, per, perciò ha un potere straordinario, la ricchezza della parola di Dio. Stamattina guardiamo insieme una piccola parte come penetra e diventa autoalimentata alimentata nella nostra vita. È la stessa parola che si energizza, che produce e poi la stessa parola che noi mettiamo fuori. È, è un contenuto speciale. Guardiamo in Romani, la, la parola è penetrante. Leggiamo insieme in Romani capitolo 10, verso 8, guardiamo quale responsabilità pure il Signore ci dà. 10,8, ma che dice ella, cioè la parola? La parola è presso di te, nella tua bocca, e nel tuo cuore, penetra nella nostra vita. Questa è la parola della fede che noi predichiamo. Cioè... Una parola che attacca, attecchisce, fa le radici, cresce, si sviluppa nel cuore perché la parola è il seme. La parola di Dio è il seme, dice Gesù nel, nel Vangelo di Luca, eh, il seminatore esce a seminare che semina la parola. Quando poi spiega la parabola dice la parola è il seme, il seme è la parola di Dio. Questo seme quando cade nel nostro cuore germoglia e comincia a portare qualcosa di speciale nella nostra vita. La parola che noi predichiamo, dice, non è basata sui nostri meriti, perché quella ci viene in automatico, non è che abbiamo fatto qualcosa, mentre tu ascolti la parola, la parola trasforma il tuo cuore. Cristo ha già fatto tutto, cioè ha pagato tutto diventa nostra per la fede cioè la parola quando penetra nel nostro cuore crea fiducia ma questo non dobbiamo pagare nulla perché Gesù Cristo ha già pagato tutto per ciò che deve fare nella nostra vita guardiamo nel verso 9 che ci aiuta che cosa fa questa parola perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto col cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Quando arriva la parola di verità ci trasferisce dei concetti chiari che tocca profondamente il nostro cuore e ci fanno sentire la certezza che Gesù Cristo è morto dietro l'annuncio del Vangelo per i nostri peccati ed è risuscitato per la nostra giustificazione. Ciò che accade dentro di noi, a nostra volta, non lo possiamo mantenere come qualcosa che resta nostro. Incominciamo a parlarne perché è come il germoglio di una pianta che man mano si sviluppa ed ha bisogno di crescere e viene fuori come una testimonianza. Quel che il Signore rivela dentro al nostro cuore attraverso la parola conferma e dice lo Spirito Santo, diciamo in parole diverse, dopo la nuova nascita nella nostra, nella nostra vita, forma un archivio nuovo di concetti nuovi, di sentimenti nuovi. Fondati sulla verità della parola del Signore. Questo archivio che si forma dentro di noi dopo la nuova nascita è un archivio di sorprese nuove, di visioni nuove, di un'intelligenza spirituale che non la possiamo trattenere perché ne dobbiamo parlare. È una verità forte, ha una forza interiore nel quale non ci permette di stare zitti. Infatti, se noi guardiamo, guardiamo sempre la Chiesa primitiva, perché adesso è una Chiesa un poco malandata. Sia, siamo, in questo tempo siamo come una Chiesa, specialmente in Italia, siamo come una Chiesa che viene fuori dalla guerra, come, come essere in Siria, va tutta diroccata, perché ogni pezzettino, pezzettini, pezzettini non si riesce a capire. Ma guardiamo. La Chiesa del primo secolo, come riceveva questa parola, doveva immediatamente annunciare ciò che era accaduto nella sua vita, una testimonianza potente. Il Signore ci deve aiutare. Lo Spirito Santo forma un archivio dopo la Nuova Nascita e la bocca comincia a parlare. Ciò che c'è nel cuore, la bocca comincia a parlare. Cioè, quando parla che cosa dice? Dice ciò che gli viene rivelato dentro. Dentro il Signore lavora e fuori la bocca deve comunicare, deve confermare la nostra, la nostra parola che esce fuori, confessa, cioè eh, tira fuori ciò che sta accadendo dentro, perché è un cambiamento così forte, così radicale così vero che non lo possiamo trattenere. Quando noi confessiamo, quando noi trasmettiamo, quando noi tiriamo fuori ciò che c'è dentro, cosa facciamo? Dichiariamo, confermiamo, sigilliamo ciò che il cuore crede. Cioè quando noi ci sposiamo, per esempio, vogliamo bene al partner. Ma quando ci viene chiesto lo vuoi per il legittimo sposo, noi che cosa diciamo? Ciò che c'è dentro, diciamo sì e lo firmiamo pure. E da quel momento usciamo fuori e siamo sposati. Quando noi cominciamo a confessare, a sigillare, ad approvare quello che lo Spirito Santo fa nei nostri cuori, stiamo confermando quello che è dentro non vede nessuno, ma ora comincia a sentire e diventa una testimonianza e un annuncio, diventiamo annunciatori portatori di questa meravigliosa salvezza di questa fede viva perché è alimentata dallo Spirito Santo in parole diverse non riusciamo più a non poter parlare delle cose che il Signore fa nella nostra vita. Guardiamo il cuore, col cuore si crede e la bocca lo conferma. Si unificano cuore e bocca, non c'è doppia, un pensiamo in un modo e parliamo in un altro. No, ciò che crede il cuore, la bocca parla, trasferisce esattamente ciò che accade dentro, tira fuori quello che siamo diventati uno, reali, forti. Guardiamo nel verso 10 cosa ci dice dello stesso capitolo. Infatti col cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione di fede per essere salvati, cioè la salvezza una volta che si è sviluppata dentro, quando, la, quando ne testimoniamo si completa perché avvolge tutto il nostro essere, non è solo il cuore. Viene presa la nostra mente, la nostra intelligenza, la nostra bocca. Siamo un tutt'uno, siamo stati presi, coinvolti interamente, non è un pezzettino, è tutto di noi. È una verità che la manifestiamo perché è una verità, confessiamo, cioè trasferiamo questa fede salvifica, si trasforma in fede attiva, eh? attiva perché vuole coinvolgere e vuole far partecipare ciò che è accaduto dentro a chi c'è nella distanza che noi possiamo raggiungere, per la, e per la certezza che ha comincia a credere nelle promesse di Dio e da lì che insieme a quella fede salvifica c'è una fede che sempre fede si chiama, ma che comincia a credere alle promesse di Dio, perché? Perché ha riscontrato che la parola di Dio è verità, perché ha prodotto la salvezza e vuol dire che anche le promesse di Dio sono una verità e cominciamo a credere nelle promesse di Dio, nel quale dice guarda stai solo cominciando, però tu man mano che cammini raggiungerai obiettivi che non sono alla tua portata, perché ora sei in un'altra dimensione, questa dimensione spirituale, se tu la segui e ti lasci guidare dallo Spirito Santo che ha iniziato questa opera, raggiungi traguardi che oltrepassano la tua immaginazione e non solo, ma questo ti proietta nell'eternità. È una vita nuova che è generata sulla vecchia. Ha sperimentato e crede, cioè abbiamo sperimentato ciò che la parola ci ha fatto realizzare e noi crediamo anche nelle altre cose che man mano leggiamo nella sua parola. Questo Dio universale, perché è universale, un Vangelo universale richiede una predicazione uni universale, cioè cominciamo ognuno dal canto suo a testimoniare dell'evento che è accaduto personalmente a noi perché oltretutto questa grande salvezza ha beneficiato il nostro cuore di aver ricevuto la pace di Dio, ma insieme a questo molte volte ci trasporta dietro guarigioni, liberazioni e risposte potenti che vengono da Dio nella nostra vita. A conferma di questo cambiamento che la parola di Dio, ravvivata dallo Spirito Santo, ha iniziato questa opera di redenzione completa del nostro essere, nel quale comincia a beneficiare il tutto di noi, anima, spirito e corpo, una trasformazione completa. A questo punto diventiamo dei testimoni di un'esperienza tanto grande, cioè questa grande salvezza che veniva annunciata dagli Apostoli, che non si riusciva a comprendere quanto era grande, una volta che accade a noi, allora scopriamo la realtà di questa grande salvezza annunciata ma che ora è diventata nostra per un atto di fede nella parola del Signore. Perciò la parola del Signore è importante che sia continuata ad essere seminata e Gesù perciò ha detto che è importante questo. Perciò in prima persona, come abbiamo letto, in Luca 8.1, lo vuoi rimettere per cortesia, rivediamo perché Gesù si interessava. Perché la parola vivente di Gesù trasforma il cuore, trasforma le persone ed avvenne in appresso che gli andava attorno di città in città e di villaggio in villaggio, predicando ed annunciando la buona novella del Regno. In parole diverse insieme con i suoi discepoli, prima li chiama e poi li manda, ed è questo un turnover che continua per tutti i secoli, allo stesso modo, ogni generazione, ogni persona riceve e di conseguenza diventa uno che annuncia, predica e annuncia la buona novella del regno, questo regno stabilito da Gesù che deve essere portato fino ai quattro canti della terra, anche quando lui camminava in quei piccoli villaggi, sembrava una cosa eh, smisurata quando egli ne parlava, ma è vero perché ci siamo ora. Per dire che cosa? Per dire, guardiamo in Romani capitolo 10 verso 13, che cosa bisogna portare quando noi andiamo per Dire, trasmettere, annunciare. Dire che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Come avviene questo fenomeno nella nostra vita? Invocando il nome del Signore. Cioè questa salvezza deve essere desiderata. Sì, Signore, io voglio, Signore, io desidero, perché Gesù dice cercate. Perché, in un primo momento, quando siamo nati, noi non abbiamo chiesto di voler nascere, è stata di Sua e spontanea volontà che ci ha fatto nascere. Ma quando ci ha dato una volontà propria, ora deve essere la nostra volontà di voler ricevere, perché ora siamo padroni di noi. Noi decidiamo, la nostra decisione è quella di volere o non volere. Dio ci dà sempre la guida di come è meglio per noi, però la scelta sta sempre nelle nostre mani. Chiedere, invocare è più semplice di quando pensiamo. Ma se la gente non lo sa, come fa ad invocare colui che non gli è stato mai parlato? Perciò, il compito, il Signore, l'ha dato alla Chiesa nel dire tu che hai ricevuto, tu continui a portare avanti questa opera. Noi abbiamo letto per esempio nel, nel Vangelo di Luca capitolo 8 verso 1, guardiamo il verso 2 cosa ci dice, in modo che ci facciamo un quadro quanto è semplice ma quando è reale il nostro modo di muoverci. E con lui erano i dodici. E certe donne che erano state guarite da spiriti maligni e da infermità. Maria detta Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni. Poi guardiamo anche nel verso 3. Così ci rendiamo conto questa missione come lentamente va avanti portata da chi ha ricevuto beneficio di questo messaggio che viene da Dio. E Giovanna, moglie di Cuzza, amministratore di Erode, e Susanna ed altre molte che assistevano Gesù e i Suoi coi loro beni. Vedete questa trasmissione della predicazione del Vangelo, semplificata da Gesù, il grande, il Figlio di Dio che dà una dimostrazione pratica come riprodurre questa predicazione del Vangelo. Noi cerchiamo il Signore, invochiamo il Signore, il Signore ci dà la salvezza, insieme alla salvezza dà altre risposte ai nostri bisogni. In questo caso guardiamo Giovanna, moglie di Cuzza, amministratore di Erode, non era gente di seconda classe, c'era gente anche di una certa... E della società più elevata e Susanna ed altre molte che assistevano Gesù e di suoi con i loro beni non solo c'è chi predica ma c'è anche chi sostiene in un modo semplice questa opera che è l'opera del Signore perché insieme alla salvezza noi riceviamo molto di più infatti ogni credente nel momento che riceve il Signore nella sua vita ed esplode questa grande salvezza attraverso la conoscenza della parola del Signore, non è solo la salvezza, ma insieme ci sono tante risposte che il Signore dà, arricchisce la nostra vita, è una vita nuova, ma non solo, ma ci comincia a prospettare un cammino diverso, una vita diversa. Una qualità diversa, una, uno stile di vita diversa prolungata nell'eternità, perché lo Spirito Santo che è eterno, quando penetra nel nostro cuore, inietta una luce nuova a lunga distanza, cioè ci fa incominciare a sentire partecipi di questo grande regno di Dio che si proietta nell'eternità. Man mano la parola prende corpo nella nostra vita e ci alimentiamo da essa parola, perché ci nutriamo, cioè appetite la parola come il, puro la come il latte, appetite il puro latte della parola, onde per essa cresciate. Comincia a diventare la parola il cibo che piace al nostro cuore per crescere nella conoscenza e ricevere il nutrimento. Pensiamo, ma se la gente non lo sa, come fa a convertirsi? Guardiamo nel verso 14 del capitolo 10 di Romani, Romani 10, 14. Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui nel quale non hanno udito parlare? E come udiranno se non ve chi predichi? Ecco, questi tre punti interrogativi ci portano a considerare insieme come fanno i nostri vicini, i nostri amici, i nostri contemporanei a credere se non lo sanno. Come crederanno se non ne hanno sentito parlare? E come udranno se noi non ne parliamo? Perché Dio ha stabilito che quando questo fenomeno si sviluppa nella nostra vita, noi sentiamo la necessità di testimoniare. Perché Dio fa le cose per bene. Nella procreazione naturale fa nascere un'affezione di restare insieme tra marito e moglie per farne venire fuori che cosa? I figli, molti non li vorrebbero, ma perché stanno insieme vengono. Come si procrea la parola, la, 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 la salvezza? Attraverso la predicazione, attraverso la pazzia della predicazione. San Paolo lo descrive in un modo diverso dicendo è piaciuto a Dio di salvare gli uomini attraverso la pazzia della predicazione mette nel cuore il Signore del suo popolo di trasferire questo messaggio importante, importante per i nostri contemporanei, ma importante anche perché Dio attraverso questo modo di inseminazione, attraverso di noi, Egli recupera anime per il regno di Dio. Benedetto sia il Signore. Questo lieto messaggio... È affidato a chi, ha già, a chi lo ha già sperimentato. Non lo possono portare gente che non hanno fatto l'esperienza perché si vergognano di parlarne, non ne parlano. Hanno mille scuse per dire che non, non, non è l'ora giusta, non è il momento giusto, non è per le persone giuste. Infatti possono essere dei grandi parlatori, ma se devono parlare del Signore come un velo li frena, mentre coloro che hanno ricevuto il velo è tolto e ne parlano francamente, anche se non hanno una grande cultura di poter parlare, lo fanno senza timore perché dentro c'è un deposito speciale che tira fuori quello che il Signore ha fatto nella loro vita. Questo lieto messaggio è affidato a chi? Già lo hai sperimentato il Signore. Prima ci chiama e poi ci manda. In parole diverse lo possiamo vedere bene. Eh, cosa ha fatto con i discepoli, li ha chiamati, sono stati insieme con lui e dopo li ha mandati. Da discepoli sono passati apostoli. Discepolo è uno che si lascia disciplinare, apostolo è colui che viene mandato per annunciare ciò che Gesù faceva. Cosa faceva Gesù? Lo abbiamo appena letto, andava di città in città, di villaggio in villaggio e questo è il compito di ogni credente. Guardiamo nel verso 15 dello stesso capitolo, in questo annuncio viene detto, guardiamolo insieme, e come predicheranno se non sono mandati? Siccome è scritto, quando sono belli i piedi di quelli che annunziano le buone, buone novelle. Diventa un lieto messaggio, perché già il Vangelo, e la parola Vangelo vuol dire lieto messaggio, cioè un messaggio che Dio ha mandato nel mondo, un Salvatore, e che è il Salvatore personale di ognuno di noi. Chi porta questo messaggio dice guarda, tutti i tuoi peccati sono perdonati perché Dio ha mandato nel mondo un salvatore, uno che ha pagato al tuo posto e tu sei libero, ora segui Lui perché Lui ti porta nella giusta direzione. In questo annuncio viene detto che tutta questa trasformazione avviene attraverso il seme della parola quando noi diciamo che dobbiamo lasciare tutte le altre cose e conoscere la parola perché essa parola quando penetra dentro di noi porta quella conoscenza di come puoi muoverci e ci fa da guida il tutto viene attraverso la parola guardiamo nel verso 8 dello stesso capitolo la parola dov'è? fa presa nel nostro cuore. Ma che dice ella? La parola è presso di te, nella tua bocca, nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi predichiamo. L'abbiamo dentro, la trasferiamo fuori, perché questa parola ha il potere di trasformare la nostra vita e quella di chi ascolta. Perché questa parola, oltre a penetrare nella nostra vita, è essa stessa che produce la fede. Continua l'alimentazione della fede nella parola. Diciamo che la parola ci tocca, trasforma il nostro cuore e ci fa testimoniare. Ma noi abbiamo bisogno di più fede. Come si energizza la fede nel nostro cuore? Ella si energizza attraverso la parola, la parola di Dio che diventa forza nella nostra vita, attiva la nostra parola per la predicazione, ma attiva la fede nel nostro cuore. Guardiamo nel verso 17 dello stesso capitolo. È un turnover di. Eh, fermentazione ed alimentazione che viene dalla parola, così la fede viene dall'udire e l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo. La parola porta salvezza, la parola salva gli altri, la parola porta fede, la fede viene espressa e tutto questo è una fermentazione continua. Che si muove in un modo straordinario, come l'acqua. Scende in affia, diventa vapore nuvola un'altra volta. La nuvola diventa pioggia, pioggia in affia, il vapore diventa un'altra volta acqua. Insomma, man mano però che succede? Che questo turnover di acqua e vapore, vapore, e acqua, acqua e vapore ogni volta che scende. Innaffia la terra e produce e dà alimentazione, quando viene, viene per fare beneficio, quando ritorna, si ricompone per ritornare al momento opportuno che c'è bisogno. Così la fede viene dall'udire e l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo. Ora, quando noi, quando io dico di lasciare tutte le altre cose, perché in realtà tutte le altre cose morte non producono quello che produce la parola, vuol dire che noi, anziché impegnare il nostro tempo in sistemi religiosi che ci svuotano e non riceviamo mai nulla, applichiamo il nostro tempo, la nostra passione, il nostro cuore nel voler scendere nella conoscenza della parola, perché essa parola viene alimentata dallo Spirito Santo e produce la fede, la fede salvifica e la fede per poter operare fuori. Non è che ci sono due fedi, ma viene così alimentata nel quale una porzione è per noi, una porzione è per servire il Signore. Benedetto sia il Signore. E la fede che cosa porta? Porta, guardiamo nel verso 15 dello stesso capitolo, aumenta la fede, ci dà la fede e ci manda a proclamare la parola. E come predicheranno se non sono mandati? La formazione viene attraverso la parola, siccome è scritto, quando sono belli i piedi che annunziano. Buone novelle, la buona novella. Abbiamo detto che il Vangelo, la formazione viene attraverso la parola e diventiamo portatori di buone novelle, mandati dal Signore per annunciare che il Signore continua a fare che cosa? A salvare perché ci ha salvati, a guarire perché ci ha guariti, a battezzare nello Spirito Santo perché ci ha battezzato nello Spirito Santo e che ritorna perché sentiamo nel cuore attraverso la parola che il Signore sta per ritornare, perché lo Spirito Santo porta questa certezza nel nostro cuore. Ora capiamo perché Gesù ha detto prima di tutto che noi dobbiamo svolgere questo compito. Gesù prima di lasciare negli Evangeli ha detto che noi dobbiamo portare avanti questa opera. Guardiamo insieme in Marco capitolo 16 verso 15 e disse loro andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Perché lo dovevano predicare? Perché aveva fatto del bene nella loro vita, perché avevano ricevuto grazie, perché avevano incontrato Dio perché la loro vita era stata trasformata, perché la loro vita era stata cambiata. Perciò questo compito è affidato ai credenti. Guardiamo nel verso 16 dello stesso capitolo. E chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Non è solo il credere nel Signore per la salvezza ma anche credere al suo comandamento. Ciò che ha detto nel verso 15, noi lo dobbiamo attuare nella nostra vita, perché il Vangelo o lo crediamo interamente come è, o non possiamo credere un pezzo sì e un pezzo no, cioè in parole diverse, quelle cose che noi non facciamo, quando le scopriamo, li dobbiamo cominciare a fare. Non possiamo tagliare le pagine della Parola del Signore, quelle cose che noi non le facciamo ne tagliamo la pagina. No. Dobbiamo dire: ah, questo non l'ho fatto, allora questo lo devo fare, perché fa parte di tutto quello che il Signore ha stabilito e che noi dobbiamo fare. Sia la predicazione. E sia chi comincia a camminare ha bisogno di essere battezzato per essere inserito nella Chiesa eh, sulla terra, la Chiesa visibile e man mano comincia questo stesso modo di fare. Il Signore ci deve aiutare. Ed è stato affidato questo compito ad ogni credente. Ogni credente nel suo piccolo ha ricevuto quest'ordine e Dio ha stabilito che la predicazione va sostenuta con la partecipazione e le offerte dei credenti. Anche la missione di Gesù era così sostenuta. Vedete, il Signore in piccola parte ha dato le indicazioni di come riformare ogni chiesa. Ogni spazio che c'è nel Vangelo è così ben messo per darci delle indicazioni di noi come dobbiamo camminare e come dobbiamo amministrare per la crescita o la riproduzione dell'opera che il Signore ci ha affidato. Guardiamola ancora insieme. Eh, Luca 8, dal verso 1. Gesù dice negli Atti degli Apostoli che prese a fare e ad insegnare. Ora quando noi andiamo nel Vangelo troviamo Gesù che fa e insegna. Per fare che cosa? Per fare ancora una volta noi come faceva lui. Quando noi facciamo come faceva lui, sappiamo di riprodurre l'originale lasciatoci dal Signore. E questo che cosa fa? Smantella tutte le novità, tutte le sorprese che possiamo trovare lungo il nostro cammino, perché il Signore ci dà un quadro chiaro di come riprodurre la ricchezza della predicazione del Vangelo allo stesso modo come quando lui lo ha lasciato e avvenne in appresso che gli andava attorno di città in città e di villaggio in villaggio predicando ed annunciando la buona novella del regno Passiamo al verso 2. E con lui erano i dodici e certe donne che erano state guarite da spiriti maligni e da infermità. Maria, detta Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni. Verso 3. E Giovanna, moglie di Cuzza, amministratore di Erode, e Susanna. Ed altre molte che assistevano Gesù e i Suoi coi loro beni. Vediamo insieme la riproduzione di che cosa? Di un'evangelizzazione fatta in piccola scala, ma che va riportata allo stesso modo. Perché? Perché se noi la portiamo in questo modo, siamo conformi alle indicazioni che troviamo. Nella parola del Signore, perché col passare del tempo abbiamo un po' sbandato da quelle che sono le regole di Gesù. Abbiamo incominciato a fare delle grandi cattedrali, ad investire in cose che non servono e stiamo trascurando il messaggio del Vangelo. Attenzione, Dio ci deve aiutare. Luca dice come questa opera di Gesù viene sostenuta, viene portata avanti. Noi dobbiamo muoverci sulle orme di Gesù, così come ha fatto Gesù. Non dobbiamo perderci in cose che ci distraggono e che dissanguano i credenti per fare cose che piacciono a chi amministra le cose, oppure cercare offerte da tutte le parti per poi metterle alla posta. Servono per portare avanti l'opera che il Signore ci ha affidato. La Chiesa italiana ruba le decime a Dio, perché ultimamente tutti questi grandi, grandi offerte che vengono fatte, che servono per l'evangelizzazione, noi in Italia non stiamo evangelizzando. In realtà tante programmazioni vengono fatte: grandi chiese, poltrone più belle, porte più belle. Facciamo mutui, facciamo debiti, investiamo, facciamo la casa del pastore, facciamo la bella, investiamo qua, investiamo là, ma stiamo mancando di qualcosa che il Signore non è contento. Perché noi stiamo cercando di fare tutto l'apparato modernizzato, ma siamo venuti meno a quello che il Signore faceva in prima persona. Non è che dobbiamo solo andare, ma dobbiamo collaborare con l'evangelizzazione, perché ciò che porta le anime è l'evangelizzazione. Il Signore non vuole credenti che stanno 50 anni seduti nei banchi. Ha detto che dobbiamo fare discepoli, cioè curarli, farli crescere e, va, e andare avanti per portare il messaggio del Vangelo. A quanti ne hanno bisogno, ai nostri contemporanei. La Chiesa italiana ruba la decima a Dio. Una Chiesa che non evangelizza non cresce. E infatti abbiamo questa difficoltà. Le nostre Chiese in Italia non crescono perché noi non evangelizziamo. Facciamo tre evangelizzazioni e nel periodo estivo, una serata fuori, una settimana massima, e l'abbiamo fermato lì, ma la Chiesa del primo secolo non era così. Ogni giorno faceva questo il Signore, ogni giorno senza tener conto di nulla. È un impegno che il Signore ci ha dato e noi lo dobbiamo mantenere al primo posto, sempre. Dobbiamo mettere al primo posto questa opera. Facciamo grandi cattedrali, tante spese che non sono necessarie e trascuriamo la predicazione del Vangelo. Luca dice esattamente quello che abbiamo letto, che Gesù non faceva come stiamo facendo noi e coloro che lo seguivano cercavano di collaborare perché sapevano che anche se erano un gruppetto che si muovevano, ma si muovevano, noi possiamo essere anche pochi ma ci dobbiamo muovere sulle direttive che ci indica il Signore, perché quella è la cosa più importante che il Signore richiede. Lui ha ordinato di fare in questo modo. Le altre cose si sistemano man, man mano, ma quello che il Signore ha ordinato di andare, e i discepoli hanno ben capito, perché negli atti degli Apostoli non sentiamo parlare di grandi cattedrali o oh, come li dobbiamo fare le chiese in un modo o in un altro, ma vediamo che cercano di fare la cosa più importante, l'evangelizzazione è la prima cosa che il Signore vuole, non solo lo dobbiamo fare, ma la dobbiamo sostenere, perché il Signore ci fa vedere nel piccolo, al suo tempo, quello che gli ha lasciato, come lo ha ben stabilito e ce lo ha lasciato scritto. Vogliamo ringraziare il Signore che Lui ci parla in un modo semplice, ma ci fa comprendere come noi possiamo andare avanti disciplinando il nostro modo di fare secondo le direttive che troviamo nella sua parola. Lo vogliamo ringraziare insieme, preghiamo il Signore. Signore ti ringraziamo che Tu ci hai lasciato un metro di misurazione e quando noi ci muoviamo allo stesso modo, Signore, sappiamo di non sbagliare perché tu hai lasciato un esempio e noi quando lo seguiamo tu approvi quello che noi facciamo. Ti ringraziamo per la tua parola in questo giorno. Benedici il tuo popolo e fa che insieme possiamo fare la nostra parte per onorare te e fare esattamente quello che in semplicità troviamo nella tua parola perché tu approvi le piccole cose. Perché le grandi le fai tu. Aiutaci in questo giorno a fare la nostra parte. Nel nome di Gesù te lo chiediamo. Amen. Amen. Pace Dio ti benedica, Dio piacendo. Ci vediamo stasera per la preghiera alle ore 19. Continuiamo a pregare perché ci sono molte, molte, molte richieste di preghiera di, di gente che ha bisogno e noi li vogliamo portare al Signore perché sappiamo che il Signore risponde e alle ore 20 ci sarà il culto di adorazione che tutti insieme loderemo il Signore insieme senza fermarci perché Egli è l'unica speranza ed è l'unica via. Puoi seguirci su Facebook Parole di Vita, su Youtube Parole di Vita TV, TVSAT canale 454, Sky 854, digitale terrestre 245, sul sito web www.paroledivita.org puoi scaricare l'app IOS Parole di Vita e sul canale 161 Canale Italia tutte le mattine siamo dalle 10.30 a mezzogiorno, puoi accenderlo e ci segui invita i tuoi amici, fallo sapere ai tuoi amici perché la parola del Signore è quella che ci aiuta in molte occasioni. Non ti fermare di condividere queste notizie perché quantomeno te l'aspetti, ci sono di quelli che hanno bisogno veramente, solo che molte volte si vergognano anche di dirlo e tu gli puoi essere di aiuto, perché ogni giorno scopriamo persone che quando poi ci seguono ci ringraziano e ringraziano Dio perché la sua parola arriva nelle loro case e avere 24 ore al giorno la parola di Dio nella casa è una grande ricchezza perché hai sempre qualcosa da imparare, da, da comprendere e da poter poi anche poter dare. Perché se tu hai puoi dare, se non hai cosa dai? Il Signore ti benedica, ci vediamo questa sera. Pace, Dio ti benedica.